Partiamo dallo scontro con Luigi De Magistris. Mancano 3 settimane e sembra che la tensione stia aumentando. Partiamo dalle costruzioni invece degli scontri, che non mi interessano. Partiamo da progettazioni, partiamo da forze di candidati completamente diversi, partiamo da Maglia Bruni, che è sempre stata in questo territorio, in tutta la Calabria, che ha sempre preso in carico migliaia e migliaia di pazienti e di famiglie, che ha sempre lavorato per questa terra. Partiamo dalla capacità del centro-sinistra, della larga coalizione di centro-sinistra, di fare rete, di fare squadra, di andare avanti per la risoluzione dei problemi della Calabria. Da questo dobbiamo partire. Gli scontri lasciano il tempo che trovano, mi riguardano poco perché sono banali rispetto alla differenza tra le persone e quindi non hanno modo e neanche merito di essere attenzionati. A proposito dei temi, cosa può fare la politica regionale concretamente per contrastare la 'ndrangheta? Questo è un tema importantissimo in cui la politica regionale deve dare il massimo, perché deve attenzionare qualsiasi tipo di percorso e progetto, perché la 'ndrangheta si inserisce esattamente all'interno di collusioni, all'interno di progettazioni, lì dove ci sono i finanziamenti, e quindi l'attenzione deve essere massima. Questo significa condurre con trasparenza e legalità tutte le azioni, ma l'attenzione deve essere data ai cittadini. Ieri sera a Crotone, dove ero io, nel pomeriggio c'era stato un omicidio, sicuramente legato alla mafia, alla 'ndrangheta. La collettività era non solo inferocita, era addolorata di tutto questo, perché Crotone si ritrova in una situazione che mai avrebbe ripensato dopo tanti anni. Mi hanno fatto promettere che questo non accadrà più. Io lo prometto, ma ho detto io lo prometto se noi tutti calabresi ci diamo dentro, perché il problema non è solo della risoluzione affidata da Maglia Bruni o affidata ai candidati o affidata a quella che sarà la squadra degli assessori, è l'intera globalità della Calabria che si deve ribellare. E allora se siamo tutti d'accordo, tutti ce la facciamo, altrimenti diventa un'operazione kamikaze che rischia di non avere risoluzioni, perché se non è con la collettività che noi ci abbracciamo, con le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, noi non andiamo da nessuna parte. Lo dobbiamo volere fortemente, perché la nostra responsabilità come singoli cittadini, che sembra inesistente, è invece la cosa forte, la cosa fondamentale, perché la sommatoria delle nostre responsabilità singole fa quella che è la responsabilità morale e collettiva di tutti noi. Non siamo soli qui a Vibo, perché purtroppo è la Calabria che è l'ultima, quindi il discorso non è solo valorizzare o cercare di risollevare il territorio di Vibo piuttosto che Crotone, con i quali sembra che vi battiate l'ultimo posto. La verità è che noi come Calabria siamo globalmente gli ultimi, quindi il lavoro che noi dobbiamo fare è esattamente un lavoro complessivo, il lavoro di una visione di tutta una terra che si risolleva, perché vede, non si può risollevare solo un angolo di questa Calabria, o si risolleva tutta o non si risolleva nulla. Continueremo a lavorare sempre per tutti questi anni con il gruppo anche dei candidati, pur sapendo che non tutti verranno eletti, ma i candidati di qualunque lista costituiranno una rete importante di riferimento dei territori, e noi dobbiamo ripartire dai territori, dalle ricchezze e dalle problematicità. Io non considero il gruppo di De Magistris come un gruppo di sinistra, questo lo devo dire in maniera molto chiara, così come considero fuori da quello che è l'obiettivo di salvare questa terra la lista che ha sviluppato il già presidente Oliverio. Non lo considero esattamente, perché sono strumenti che vanno a favore di una destra, e loro si dovranno assumere una responsabilità politica straordinaria, e saranno i calabresi che poi ne determineranno la fine definitiva.